Siamo in diretta dal campo Avion, ottavi di finale di Europa League. Si affronteranno il Leicester contro le Soccer Star. Passiamo alla lettura delle formazioni, che è un po' variate, un po' incerte le formazioni fino al calcio inizio, in quanto mancherà il capitano Sasi Sarnataro. Infatti schierato Edo Romani e Petrone dal mister, che quest'oggi non c'è, mentre il mister in campo è stato Romani. Attenzione alla botta del bomber dell'Eister. Dicevamo, l'Eister che porta in difesa Marzocchi, Romani, Petrone, Ferrareccia in panchina, Di Domenico, Avino a centrocampo e avanti il solito Sguiglia. Per quanto riguarda le stelle del calcio, quest'oggi abbiamo visto che Paolo Maia ha il piede caldo, che giocherà sulla destra. Il centrale di difesa sarà El Poschito, Lucarelli a sinistra, Genovese avanti, che è la sorpresa di quest'oggi. Al centrocampo il solito onnipresente Gaetano Vivo. E non dimentichiamoci di Ricciardi, il veterano di questa squadra, trascinatore delle stelle del calcio fino agli ottavi. Intanto in questo momento c'è un calcio d'angolo per il Leicester, andrà Romani, la palla è per Sguiglia, forse è lunga, il pallone termina fuori. Ricciardi sbaglia l'aggancio vivo. Chiude tutto Di Domenico. Maia con le mani per Genovese. Attenzione al capocannoniere di questa di questo girone. Squadre che si stanno studiando al momento. Ci sono stati però intanto due tiri già nello specchio della porta difesa da Carlo Cuccaro. Dall'altra parte il pasticcione Camilli, che ancora deve ricevere una. Ancora deve difendere la porta. Le squadre potrebbero risentire. Potrebbe essere un fattore il caldo. Intanto Sguay, attenzione, Posca. La lunga le leve. Sarà calcio d'angolo. Andrà di nuovo Edo Romani, specialista dei calci piazzati. Guardiamo il suo destro al veleno. Da tutte le distanze, attenzione a Romani, in mezzo c'è Avino, attenzione, si disturbano Avino e Petrone, mette fuori Maia. Attenzione a Vivo, press altissimo il Leicester, Cuccaro rinvio lungo a cercare Genovese, fa buona guardia Marzocchi che protegge l'uscita di Bob Camilli con le mani per Romani. Attenzione, forse è un fallo, agganciato Romani da Posca, fermato il gioco, da lì può andare Romani. Ormai potrebbe tirare anche di ginocchio, destro, sinistro, non fa differenza, la potenza è la stessa e anche la precisione. C'è Romani sul pallone, Cuccaro già preoccupato, diciamo che la barriera non è delle migliori, c'è Gaetano Vivo in barriera, il più basso della squadra. Attenzione a Romani. Parte Romani con il destro, piega le mani a Cuccaro che riesce a deviare, Di Domenico non controlla. Genovese ha fatto sponda per Vivo. Intanto si è divorata un'occasione. La squadra delle stelle del calcio. Era da solo Ricciardi davanti alla porta di Camilli. Romani prova ad andare via, vince un rimpallo, anzi no, lo perde. Sarebbe stato probabilmente un fallo laterale a favore dell'Eister. L'arbitro sostiene il contrario. Attenzione, Genovese ha provato una magia. Camilli senza troppi problemi. Petrone, la sterzata. Alza la testa, Petrone va via Ricciardi. Attenzione a Petrone. Petrone di suo, la Formisano recupera palla. Formisano in mezzo a due. Ferrarecce. Gran recupero. Camilli per Romani,
Romani recupera un altro pallone. Romani, attenzione, Romani, Romani in progressione di sola. Romani incrocia, non ci arriva per un soffio. Sgueglia, ma è terrore in casa Soccersaro quando prende palla Romani. Lanci lunghi, questo può essere un fattore, anzi l'unico fattore che può sfruttare il la squadra delle Stelle del Calcio. Petrone fa fuori Genovese, Ferrarecce marcato a uomo da Formisano, attenzione, tira col sinistro Ricciardi. Forse c'era il pasticcero Scamilli. Attenzione, Soccerstar che tirano da almeno, cioè il minimo di distanza è il, sono i 20 metri. Romani ha conquistato un'altra messa laterale. Di Domenico mette a terra con qualche difficoltà Lucarelli. Ferrarecce di testa combatte al centro del campo. Attenzione, Di Domenico, Ferrarecce, la palla è buona per Sgueglia. Il poschito girato di Polpaccio, stop e rinvia. Andrà di nuovo Romani con le mani, lontano, troppo lontano da Sgueglia. Attenzione, Vivo parte lui, attenzione alla velocità e al dribbling di Gaetano Vivo. Sgueglia recupera la palla, vediamo se si accende il numero 6 dell'Eister. Ferrarecce, attenzione, zona tiro, Romani, Romani rimpallato, calcio d'angolo, calcio d'angolo battuto. Petrone in zona tiro, rimpallo favorisce lo stesso Petrone. Posca su tutti i palloni, fino ad ora è su tutti i palloni. Romani con le mani andrà a lungo per Ferrarecce, controllo difettoso, parte Vivo. Ricciardi protegge sulla pressione di Petrone, di nuovo Vivo, la partita si è infiammata. Romani recupera palla da terra, Vivo chiude Di Domenico, in affanno ora la difesa dell'Eister. Attenzione, Vivo per... no, paperaccia, paperaccia di Camilli. È tornato il pasticcione, è tornato il pasticcione. Senza parole, senza parole, la colpa non è di nessuno, è solo di Bob Camilli. Vediamo se riuscirà a recuperare e a farsi riscattare. Dra Romani, parte la bomba. Formisano col tacco. Petrone lungo per Romani al volo, la bordata. Si coordina sempre molto bene Romani e cede forse un po' troppo di foga e potenza, è una caratteristica del, della freccia rossa del, dell'Eister. Camilli con le mani a cercare Sgueglia. Formisano rinvia, mette giù molto bene Genovese. Ferrarecce, Di Domenico, il fraseggio, attenzione il numeraccio di Romani. Vivo tenta il destro, ho capito che può essere molto utile tirare da lontano con Bob Camilli al, al minimo storico della forma. È uscito Di Domenico, è entrato il polpo Avino, giocatore molto dotato tecnicamente, metronomo di questa squadra, inserimenti, passaggi abbastanza completo come giocatore per questo tipo di torneo. Attenzione, Ferrarecce di punta, provato un colpo da calcio a 5, Cuccaro senza alcun problema in quanto il tiro era stato deviato da, dal poschito. Cuccaro lancia lungo per Vivo, Marzocchi di petto, attenzione, Romani subisce un fallo, sarà fallo da centrocampo, chiede scusa Formisano. Si affrontano due squadre comunque molto corrette. Attenzione a Romani, ci ha insegnato a godere del, diciamo, ci ha insegnato a godere del suo destro, o che ci ha insegnato a capire che da qualunque posizione può tirare e fare gol. Attenzione, Romani col sinistro, rimpallato da Cuccaro, la palla dopo un flipper resta in campo. Cuccaro, Petrone recupera, attenzione Ricciardi, Ricciardi combatte su tutte le palle, commettendo fallo questa volta. Attenzione, il Polpavino cerca di sistemare il pallone, sarà una posizione di seconda. Tirerà di nuovo Edo Romani,
Parte Romani, tenta il destro, Sbilenko. E intanto c'era stata una grande invenzione di Cuccaro dalla sua porta per Gaetano Vivo. Ottimo lo stop, ottima la conclusione, ma ottimo anche Camilli, questa volta molto molto attento. Ferrarecce, si è infiammata la partita, varco centrale per Ferrarecce, Maia, intervento di Maia, vitale per la difesa dei Soccer Star. Di nuovo calcio d'angolo, la palla è per Romani, il sinistro, anzi il destro, un diagonale velenoso come tutti i tiri dietro Romani. Di nuovo Sgueglia, per un attimo non ci arriva. Si è infiammata la partita dopo il gol di, diciamo, potrebbe essere attribuito l'autogol di a Bob Camilli, solo perché era diretto in porta, ma le colpe sono tutte sue. Riparte Romani, attenzione Romani, tenta il destro, palo, Avino, il sinistro, Cuccaro vola, di nuovo Romani, la fiondata, Cuccaro ha già mal di testa, miracolo di Cuccaro, rinvio lungo, Marzocchi d'esperienza, riparte Camilli, rilancio lungo, è per Romani, stop di petto, prova ad andare via, Romani, Posca, in scivolata, ottimo il tempo della chiusura di Posca, ed è Romani con le mani, sempre, si gioca sempre sulla destra, attenzione Avino, mette giù il pallone, Avino, sinistro di, quasi prima intenzione, Vivo, stop di petto, non c'è nessuno a centrocampo, a parte dell'Ester, rientrano molto bene, Romani, prende il pallone dopo il recupero di Avino. Le finte, fa fuori due. Forse è un fallo. Non ci sono compagni in zona per servire e battere veloce. Vivo andrà sulla battuta, ma è punizione di secondo e quindi non potrà tirare. Attenzione in porta. Camilli mette la palla al sicuro. Ferrarecci anticipato da Vivo, anzi no, è successo il contrario, Vivo ha perso una scarpetta, sarà fallo, si ripartirà con calcio e munizione a favore dell'Eister, ci ha battuto? No, la palla messa in gioco dall'arbitro, Ferrarecci lancio a lungo e per Sgueglia, Cuccaro esce al limite della sua area, può scaricare sia a Lucarelli che a Maia, andrà a lungo. Attenzione Genovese, incrocia, segna sempre Genovese, ne ha fatto un altro, Pasqueglia, il destro rimpallato, fallo laterale, 2-0 per le stelle del calcio, sarebbe un risultato molto molto inaspettato, dato il gap tecnico che c'è tra le due squadre. Marzocchi fa buona guardia, laterale per i Soccer Star, sale ora la foga e soprattutto la motivazione dei ragazzi di Carlo Cuccaro, portare avanti questa partita sarebbe un trionfo. Marzocchi con le mani, lungo a cercare Sgueglia, di tacco, attenzione Sgueglia, sombrero, prova Formisano, Romani, un altro tiro, fuori, laterale, batterà Palomaia, con le mani per Cuccaro, attenzione a Cuccaro che potrebbe anche tirare in porta, chiama calma Cuccaro, attenzione, palla che sibila vicino la traversa, attenzione Avino, il controllo, il numero su Ricciardi che recupera, subisce fallo e lancia per Vivo. Vivo messo a terra irregolarmente, però è concesso vantaggio. Andrà Cuccaro di nuovo con i piedi, lancio lungo a cercare Genovese di sponda per Ricciardi, Ferrarecce, Formisano con un numero. Fase confusa della partita. Molto confusa la parte destra del campo.
quanto il centrocampo dell'Leicester è praticamente assente. Ferrarecce di Domenico, il lancio illuminante per Romani, va via Formisano, attenzione a Romani, Romani, tenta il destro, Romani abbatte la porta, abbatte anche Cuccaro. Romani, la palla è per Avino, attenzione al polpo, Avino con un contrasto, Avino! Arrivato col corpo troppo sul pallone, quindi alza troppo la mira. Ferrarecce di testa, laterale, soffre ora il Leicester. Ci ha provato Genovese di testa, Camilli per Avino. Attenzione al suo sinistro, Avino prova a lanciare dentro per Sgueglia, la palla è fantastica, Sgueglia mette a terra Lucarelli da terra, Lucarelli da terra, sarà punizione a due in area, toccherà Ferrarecce per Romani, attenzione Romani tenta il destro sulla barriera, Petrone per Ferrarecce, attenzione il palleggio di Ferrarecce, subisce forse una carica, Ferrarecce contrasto con Posca, recupera Carlo, rilancia per Vivo, Petrone mette il fisico, Maia, partita impeccabile fino ad ora del difensore delle stelle del calcio, attenzione Avino con un numero, il secondo, andrà di nuovo il solito Edo Romani. Andrà Romani, fischia l'arbitro, Romani tenta il destro, non in forma forse oggi Romani. Cuccaro lungo a cercare Formisano, di Domenico di testa, mette fuori, sono gli ultimi due minuti di questo primo tempo. Ricciardi con le mani per Formisano, sbaglia il controllo, recupera Vivo, Marzocchi per Petrone, c'è un po' di campo per Petrone, attenzione Petrone, il numero su Maia, Posca recupera e mette in fallo laterale. Fino ad ora impeccabile la difesa del Soccer Star. Avino con le mani per nessuno, perché in area non c'è mai nessuno. Questa partita Carlo Cuccaro può essere messo soltanto difficoltà soltanto dalle saette di Edo Romani. Intanto Di Domenico con un anticipo degno di un difensore di Serie A. Laterale per il Leicester. Petrone con le mani. La palla è per Romani, attenzione Romani, carica il destro Romani, di nuovo Posca. Non tira mai il piede dietro Posca. Attenzione, la palla è per Di Domenico che cerca di coordinarsi, finito il primo tempo 2-0 per le stelle del calcio. Qui a fine primo tempo la vittoria che vede i Soccer Star vincere 2-0 su Leicester, risultato diciamo inaspettato, grazie a Samuel e Lucio così ribattezzati da Ricciardi, Paolo Maia e Posca, il Poschito, impeccabili. Paolo, come pensi che si evolverà la partita al secondo tempo? Facciamo altri due gol. Riuscirai a mantenere la concentrazione abbastanza alta? Partita molto pulita. Pulita anche quella di Posca e il Poschito. Non ha sbagliato manco un intervento. Come pensi di continuare? Come l'approccio tattico da utilizzare nel secondo tempo, quale può essere? Questo è il primo, ci difendiamo, qualche lancio lungo. Quindi ripartenze, lanci lunghi? Sfruttare anche magari qualche errore del portiere. Sfruttare Ricciardi che è fortissimo. Finisce qui l'intervista. Saluto Paolo. Secondo tempo. Con la battuta di Genovese diritta in porta. Camilli attento questa volta. Di Domenico. Perde palla. Formisano sbaglia il controllo. Recupera di nuovo Di Domenico. Ricordiamo il risultato di 2-0. Ci sono state molte più occasioni per le stelle del calcio, non da meno però il palo di Edo Romani che al momento è fuori dal campo, sostituito. Cuccaro con le mani, rilancia, bruttissimo il rilancio di Cuccaro. Attenzione, Genovese ha provato di testa, era da solo, poteva coordinarsi come voleva.
Petrone guadagna una rimessa laterale preziosissima, perché la pressione di Ricciardi era importante. Commette fallo Formisano su Ferrarecce, Marzocchi batte subito. Ferrarecce combatte in mezzo al campo, perde palla però, attenzione Marzocchi che recupera, l'esterno per Di Domenico, Posca esce e non fa prendere la palla a Polpo Avino, attenzione a Formisano, provato ad imitare un altro Formisano, attenzione Petrone va via al primo, va via al secondo, anzi no, Ricciardi dice di no. Genovese combatte con Marzocchi che guadagna un fondo, Cammilli lunga a cercare Sgueglia che con un numero cerca di passare su Maia che lo abbraccia, fallo ingenuo questo, se mancanza di concentrazione, non è entrato evidentemente come era entrato in campo nel primo tempo, andrà dalla battuta ravvicinata questa volta. Sgueglia, Talentino, anzi no, Petrone, va Petrone col suo destro, parte Petrone forse con la mano, braccio largo di Lucarelli, questo è dubbio. Avino sbaglia il controllo, anzi no, Avino, attenzione, Maia si è addormentato, Avino combatte, Avino forse rigore, calcio d'angolo, la palla era tesa per Avino, lancia Riccardi, attenzione Ricciardi, attenzione a Genovese, recupera bene Marzocchi, Petrone prova ad andare via, Petrone guadagna la palla a Ricciardi, attenzione a Lucarelli che può tentare il destro, Lucarelli zappa, la palla non può che finire alle stelle, andrà di nuovo Cammilli, Di Domenico il lancio a lungo per Posca che veramente non ha sbagliato un intervento, sbaglia poco. Ferrarecce perde palla, Ricciardi 3 contro 1, Ricciardi sbaglia il passaggio, Di Domenico recupera per Petrone, attenzione a Petrone, allunga la falcata, fa fuori Lucarelli, la sterzata, Petrone prova ad andare in mezzo a due, Petrone in area di rigore, abbattuto Ricciardi, recupera palla Avino, tunnel va via a Genovese, attenzione Ricciardi prova a piazzare la palla, sfugge dalle mani anche questa Cammilli, fortunatamente non importa, mani sull'avversario, quindi fallo, sempre lo stesso fallo di Paolo Maia, sarebbe la posizione di Adoro Mani, ma in questo momento non è in campo e quindi andrà sgueglia, conta passi l'arbitro, è rientrato Romani, attenzione Romani, vediamo se il suo sinistro, sul suo destro supererà i 100 km orari. Parte Romani con il destro, Romani altissimo. Romani ha fatto un gol da Cineteca. Era un gol che ricordava Totti contro la Sampdoria. Palla alta da Sgueglia, sinistro. Fil di palo, non può niente Cuccaro, attenzione, Vivo, si è infiammata la partita ora, Vivo, il controllo contro Petrone, Vivo, da fermo, Vivo! Fa buona guardia Camilli, sarà un gran secondo tempo, è un assedio ora, attenzione, Romani prova a coordinarsi per rinviare, mette palla a terra, marcato da Genovese, Romani fa fuori Genovese, il blocco di attenzione Romani che protegge palla con il proprio corpo, Romani fa fuori il terzo, Romani attenzione Petrone, le finte di Petrone in zona tiro, Petrone mette in mezzo Lucarelli, c'è tanta paura nell'area dei Soccer Star, il gol di Romani ha distrutto le motivazioni che portavano avanti la squadra di Cuccaro, un gol veramente bellissimo,
sarebbe stato, penso, il top one di questa settimana. Purtroppo non l'abbiamo potuto riprendere per motivi tecnici. Petrone fa tutto il campo, Maia lo segue, un mastino oggi Maia. Petrone torna indietro, attenzione, Petrone tenta il destro molto alto, non mette paura a Cuccaro. Schema è sempre lo stesso, palla a Cuccaro, rilancio nell'area avversaria, che lì c'è Genovese, il capocannoniere di questa competizione. Avino, la palla è buona per Sgueglia, che prova il tocco di Fino. Sgueglia, attenzione, litiga col pallone, Sgueglia mette il centro per Di Domenico, attenzione Romani che mette a terra Romani, Cuccaro con i pugni in fallo laterale. Nel primo tempo non aveva preso una volta la porta, anzi colpendo una sola volta il palo, le altre volte molto potenti ma poco precise, non ne ha sbagliata una ora. Attenzione a Avino che si disturba con Petrone, attenzione Genovese può tentare il destro, Genovese sta vedendo dei lampi dei rispettivi fuori classe delle squadre, la finta di Edo Romani, prova a giocare con Gaetano Vivo, cambia tutto per Petrone, alza la testa Petrone, il lancio lungo è per Checco Sgueglia, lontano dall'area, mette fuori Lucarelli. Di Domenico con le mani andrà per Sgueglia, attenzione a Sgueglia che forse subisce un fallo, Lucarelli lancia dalle parti di Camilli che recupera palla e la scarica per Edo Romani, attenzione a Vivo che è salito in pressione, Romani che prova un numero anticipato anche Formisano, Romani ha veramente tanta birra in corpo, una riserva di energie quasi infinita, con le mani Formisano mette fuori Petrone, stoppa Petrone, tenta il destro di poco, alta, Cuccaro l'aveva già battezzata fuori, non so quanto fosse sicuro di questa cosa. Attenzione di nuovo angolo, tanti calci d'angolo, attenzione Sgueglia fa buona guardia Posca. Sì, Sgueglia con le mani, sarà calcio d'angolo, era calcio d'angolo, dicono tutti, solo l'arbitro dice che non è calcio d'angolo, rimessa dal fondo, solito schema forse, anzi sicuramente, palla lontana per Genovese, ma Marzocchi è molto abile nella marcatura uomo, il problema è quando viene puntato perché Marzocchi è un pilastro della difesa. Petrone allunga per Camilli, attenzione a Petrone, sulla sua fascia c'è Romani, le finte di Petrone che deve tornare indietro, c'è Ferrarecce che si sovrappone, scarica per Romani, Romani forse subisce un fallo da terra, praticamente è un'anguilla. Marzocchi alza la testa, lancia a lungo, Formisano di testa, fallo laterale. Petrone, attenzione al numero di Romani, tanto Formisano bloccato parecchie iniziative della freccia rossa. Marzocchi allarga per Di Domenico, Di Domenico può impostare, la palla è per Sgueglia ma c'è un ottimo Posca, attenzione Sgueglia con le mani per Edo Romani, la sponda, svirgola, attenzione a Romani che tenta praticamente la linea di fondo, Sgueglia palo, è il secondo, è il secondo del Leicester. Ferrarecce con le mani, la palla è per Romani che si coordina al meglio delle sue possibilità in condizione precaria di equilibrio, Ricciardi recupera e mette fuori Petrone per Ferrarecce che stoppa, la palla è buona per Di Domenico, Di Domenico, Cuccaro con un guizzo, attenzione Lucarelli per Genovese, il tacco superfluo questa volta, mamma mia Marzocchi, un dribbling freddissimo, si concede però un dribbling in più, un virtuosismo magari non nelle sue corde, intanto si litiga per la rimessa laterale, Ricciardi spinge forse un po' Marzocchi,
Petrone allunga per Romani, allunga anche Farmisano. Attenzione, Cuccaro inseguito da Romani fa carambolare la palla su, quindi rimessa laterale per i Soccer Star, che soffrono ma al momento non mollano niente. Farmisano, attenzione, sgueglia, mette giù di spalla Lucarelli su di lui, sgueglia, prova un numero Lucarelli, il dribbling, il sinistro, attenzione Di Domenico recupera palla che con il destro prova di sorprendere Cuccaro. Il pallone è troppo largo, ma sarebbe stato un tiro troppo lento per sorprendere il portierone dei Soccer Star. Troppo alta di sinistro questa volta. Laterale, andrà Paolo Maia con le mani per Cuccaro, che lancerà quasi sicuramente, anzi no, il passaggio è per Gaetano Vivo, sulla sua fascia c'è Edo Romani, palla uscita, quindi guadagna rimessa laterale Romani per Ravino, non in forma questo Giavino. Ricciardi 3 contro 2, attenzione a Vivo, c'è Ferrarecce che è ritornato, Gaetano Vivo il numero, Ferrarecce non ha bocca ai giochetti di Gaetano Vivo, andrà Lucarelli con le mani per Genovesi, recupera la palla Marzocchi, scarica per Romani, aveva caricato il destro, rimpallato, calcio d'angolo Romani con il destro a cercare, sgueglia, mette fuori Lucarelli, attenzione Marzocchi, combatte Marzocchi, il destro rimpallato da Posca, attenzione Vivo, contropiede Vivo, Gaetano Vivo, assist questa volta di Genovesi, la mette dentro mister Vivo, risultato di 3-1. Romani col destro abbatte praticamente Ricciardi, Maia lancia, Petrone recupera e mette fuori, Ricciardi andrà con le mani, ottimo l'assist di Genovese per Vivo, che lì non sbaglia mai, anzi la porta difficilmente sbaglia il bomberino dei Soccer Star. Camilli andrà a lungo a cercare Bomber Ravino, che non è un bomber, ho sbagliato, Lucarelli tenta il destro deviato, Marzocchi, sarebbe stata una disfatta, deviazione fortuita in porta di Marzocchi, attenzione Vivo tenta il destro dopo un controllo al volo praticamente, Camilli per Ferrarecce, scarica per Marzocchi, sale ora il Leicester, il lancio centrale recupera però Ricciardi, Petrone ha lanciato la palla in cielo, quindi laterale, Vivo mette a terra, c'è Lucarelli vicino, gioca per Lucarelli, di prima per Genovese, attenzione c'è Ricciardi dall'altra parte, Genovese perde palla, Romani con un fallo forse, recupera palla Ricciardi, però questa volta si arrabbia Ricciardi, attenzione alla palla per il Polpavino, Posca, mamma mia, Ricciardi su tutti i palloni, Genovese 2 contro 1, la palla è di nuovo per Vivo, Gaetano Vivo, doppietta, El Ciolito, attenzione a sgueglia di destro rimpallato di nuovo da Ricciardi che è su tutti i palloni, Petrone lo fa fuori, ma recupera di nuovo Ricciardi, interminabile, veramente insaziabile soprattutto, perde palla e recupera, sbaglia un intervento e ritorna sullo stesso giocatore, Ricciardi di testa, di nuovo lui, attenzione, prova a tenerla in campo e ad allungare questo pallone verso Camilli, Ferrarecce deve avanzare ora il Leicester, Ferrarecce con un rimpallo sfortunato ora però, Vivo, Ferrarecce recupera, attenzione Ferrarecce per sgueglia in area di rigore, sgueglia, palo esterno, brivido nell'area di Soccer Star, andrà Cuccaro dal rinvio per Vivo, Ferrarecce di spalla, sgueglia si va a contendere questo pallone con Ricciardi che lo svirgola, attenzione sgueglia, allarga bene Avino, parte il tiro di
Dir Romani, questa volta stranamente era piazzata e non di potenza. La palla è lunga per Ferrarecci, Anzino è uscita, infatti. Troppo frenetica la manovra offensiva dell'Eister. Formisano, Ferrarecci mette fuori. Sarà un altro fallo laterale, guadagna metri. Stile rugby. I soccer star. Attenzione, Genovese tiene il pallone in campo, la palla è buona per Ricciardi. Questa volta Camilli mette fuori, rimpallato con un fallo, però il pallone è stato conquistato da un fallo. Intervento scomposto di Domenico. Da lì andrà Genovese, forse vivo, anzi no, Genovese. Rosario Edinson Cavani. Che cazzo vai trovando? Sto mettendo pausa. Attenzione a Genovese col suo destro delicato. Vediamo se il mago Genovese metterà dentro questa palla. Mattonella sua, tra l'altro. Attenzione, Genovese. Parte Genovese. Abbastanza forte il tiro. Sbaglia l'angolazione. Attenzione, Romani. Per Petrone, Ricciardi ringhia su di lui, subisce fallo Petrone, e infatti si riprenderà dalla punizione battuta da Edo Romani. Vediamo se caccia un altro coniglio dal cilindro. Parte Romani, Ricciardi, è una calamita. Vivo, subisce fallo, si ripartirà la rimessa, anzi no, da fallo. Ne presso il limite dell'area di rigore. Genovese mette a terra Ferrarecce, fa buona guardia, prova a proteggere Ferrarecce, però lo salta. Attenzione, Ferrarecce allarga bene per Di Domenico, il destro a cercare Sgueglia, ruba pallone Sgueglia a Posca. La palla è per Romani, che carica il destro. Romani rimpallato, attenzione a Vino, la palla è sul sinistro, recuperata da Formisano. Attenzione, la palla è in area di rigore. Romani di esterno destro ha cercato di metterla dentro. Cuccaro si oppone. Attenzione, vivo. Ma pasticcio, un altro pasticcio di Camilli. Regala il calcio d'angolo. Vivo. La palla è per Ricciardi, che carica il destro. Ricciardi. Camilli mette fuori. Attenzione, sbaglia l'aggancio Genovesi. Avino per Di Domenico, che cambia tutto per Romani. Attenzione a Dodo Romani, forse è un fallo, commette fallo, conquista, quindi posizione molto invitata. Andrà di nuovo Dodo Romani. Attenzione, fallata, mischione in area di rigore. Romani parte con il destro. Romani ha segnato Freccia Rossa. Attenzione, 3-2, riaperta la partita. 4-2, mi correggono. Riaperta lo stesso la partita. Attenzione, Romani difende palla e subisce fallo. Romani, attenzione, vediamo se questi ultimi due minuti potranno regalare una speranza all'Eister. Romani, stile CR7, apre le gambe, vediamo se la potenza è la stessa. Romani, stessa posizione di prima, simile. Vediamo se Edo Romani calcerà la solita bomba. Parte Romani. Alto. Cuccaro. Lunga. Per Vivo. Stoppa bene. Vivo. Attenzione. Vivo. 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 In area di rigore. Ferrarecce recupera. C'è Genovese. Chiude le gambe Camilli. Gli dice di no. Ferrarecce. Riparte. Subisce fallo Ferrarecce. Finita la partita, il Leicester ha perso 4-2 contro i Soccer Star. Migliore in campo, Gaetano Vivo.